Qui il pallone arriva a Lovezzi che lo tocca dentro per Hamsik. Hamsik! 1-0. Incredibile, Fabio. Su una palla che sembrava che potevano gestire bene i difensori del Napoli, invece c'è stato un rimpallo, ci ha creduto Hamsik, che forse oggi non ha interpretato benissimo la partita, ma è riuscito a fare gol lui. E ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Marek Hamsik versione 90, cioè la versione Team of the Season. Attaccante slovacco del Napoli che quest'anno, giocando in posizione di mezzala, quindi un po' nel suo ruolo originario, nello scacchiere di Mister Sarri, si è riportato un po' ai suoi livelli dopo i due anni bui con Rafa Benitez. Quindi ha disputato un'ottima stagione, con da molti assist e molti gol, e ha ricevuto questa fantastica carta Team of the Season, che è davvero una carta assurda, davvero molto molto forte. Lo si vede già dalle statistiche sulla carta, infatti troviamo dei valori che spiccano come il 90 di dribbling, l'89 di tiro e il 90 di passaggio. Adesso possiamo andare ad analizzare per bene il giocatore per come rende in game la velocità. La velocità è molto buona, perché è 81 che si divide in 82 accelerazioni e 79 velocità scatto, quindi velocità davvero molto buona, anche perché vi dico che questo giocatore l'ho utilizzato in diversi ruoli. Infatti l'ho usato sia nel suo originario che nella mezzala, poi l'ho provato come COC, l'ho provato addirittura come ATT e poi come falso 9. Secondo me come falso 9 merita di essere usato, perché è davvero molto molto forte. La velocità infatti in quel ruolo sembra davvero qualcosina in più. Adesso andiamo a parlare del dribbling. Dribbling molto buono, perché si collega a un'ottima forza fisica di cui parleremo dopo. Infatti tra il dribbling spiccano valori fantastici come il 93 di controllo palla e il 90 di dribbling secco. Quindi davvero dribblerà gli avversari molto molto bene. Passiamo adesso al pezzo forte di questo giocatore, cioè il tiro. 89 sulla carta, un tiro assurdo, e a parere mio statistiche proprio da TT oppure da falso 9. Infatti per questo l'ho utilizzato in quella posizione, perché abbiamo 95 di posizionamento, 89 di finalizzazione, 87 potenza tiro, 90 long shot e 91 tiro al volo. Quindi davvero sono dei valori di tiro fantastici, che fanno invidia ad alcuni attaccanti anche. Adesso andiamo a parlare un po' anche della difesa, perché comunque questo giocatore può essere usato senza problemi anche come mezzala. Infatti può fare tutti i ruoli dal CC fino all'ATT. Tra i valori difensivi troviamo dei valori molto bassi, però in game si sentono molto di più. Infatti ad esempio il contrasto in piedi, che è 69, davvero sembra qualcosina in più in game. Stessa cosa la scivolata e tutti i valori difensivi. E poi tra la difesa c'è il valore di 86 di precisione di testa, che è un valore davvero ottimo. Infatti mi ha fatto diversi gol di testa, perché si va a collegare all'82 di elevazione che si trova nel fisico, di cui parleremo dopo, e comunque ai 183 cm di altezza. Adesso possiamo andare a parlare dei passaggi. Passaggi molto buoni, infatti c'è 90 sulla carta. Spiccano i valori di 92 in visione, 95 passaggi corti e 90 di effetto e 87 di cross. Davvero Marek Hamsik fa dei passaggi ottimi, quindi si va a collegare a quello che ho detto prima, che può fare senza problemi la mezzala in tutti, e davvero può eccellere nel ruolo di mezzala, ma comunque può servire anche come falso 9, perché riuscirà a servire molto bene le ali oppure le due mezzali che si andranno ad inserire. Adesso passiamo al fisico. L'80 sulla carta diventa 82 elevazione, che è un valore molto molto buono, 89 di stamina, davvero ottimo perché non si stanca mai. Poi c'è questo 78 di forza fisica, che in game sembra almeno un 85-86, perché davvero è un giocatore che non lo fermate, davvero. Insieme al 93 di controllo palla e al 90 di dribbling secco, gli avversari verranno vicino, ma vi sbatteranno addosso, ma non vi toglieranno il pallone, ve lo assicuro. Dopo aver analizzato per bene il giocatore in tutte le sue statistiche, andiamo a parlare un po' di Marek Hamsik. Davvero vi consiglio di comprarlo, perché costa davvero poco, infatti 70.000 crediti sono nulla per lui, che è un giocatore davvero completissimo, perché come detto in tutta la review può fare tutti i ruoli dal CC fino all'ATT. Davvero vi divertirete tantissimo ad usarlo, peccato che sia slovacco, quindi non riuscirete a debitarlo molto bene se non metterete molti giocatori del Napoli, però comunque in una full Serie A davvero è un giocatore perfetto per ogni squadra. Infatti andando a fare il primo di play contro, che però troviamo tutto, tra i contro non troviamo niente, perché ad esempio ha sole 3 stelle skill, però comunque si può passare avanti perché riesce a dribblare molto bene, poi ha anche le 4 stelle piede debole, che è davvero un qualcosa di fantastico. Quindi tra i pro troviamo tutto, tra i contro non troviamo niente, quindi il voto finale non può non essere il 10.
Detto questo, da Erco per lo staff del Ultimate Team FIFA Italia può finire qui. Vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Marek Hamšík versione Team of the Season se l'avete provato. E da Erco per lo staff del Ultimate Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, belli!